Buonasera a tutto il mondo, dal giardino della villa in Sardegna. Poi tanto la finanza ci chiede, no? E viene a controllare. Vabbè, fate gli scherzi, eccolo qua. Il famoso certificato ISEE. L'ho fatto, fa tutti gli anni. Però è buono che accenderci il caminetto. Innanzitutto perché ti mettono in condizioni che non serve a niente. Allora, per chi non sapesse che cos'è questo, sarebbe una cosa buona perché serve per tante cose, per le esenzioni, per varie cose che si possono pagare o meno. Però tutti gli anni, regolarmente, mi dicono, la risposta è sia dalle tasse comunali, dalle esenzioni, che ho i requisiti, ma il mio reddito è troppo alto. Perché per loro, per poter avere un'esenzione o una tariffa ammortizzata, bisognerebbe avere un reddito annuo di 5.000 euro, inferiore a 5.000 euro. Se io avessi un reddito annuo inferiore a 5.000 euro, non avrei il problema di avere un dilazionamento o un'esenzione, avrei il problema di pensare come fare una rapina. Poi sono cambiate tante cose dall'anno scorso che molti non sanno. L'ISEE fino all'anno scorso si faceva al comune, si pagava 10 euro, si andava con 7,30. Loro facevano il calcolo e ti davano un certificato. Ora non è più così. Ora il comune non lo fa più. È gratuito, però ti mandano a enti privati, tipo patronato. E lì partono i controlli incrociati. Praticamente loro, con la dichiarazione che fai, mandano tutto alla Guardia di Finanza e alle ricevitorie. Ora, che succede? Se uno disgraziatamente si dimentica qualche cosa, gli fanno un culo così, invece di risparmiare, ti massacrano. Allora, a me mi arriva una segnalazione, da parte della Guardia di Finanza, che mi segnala, a parte due conti correnti aperti a Vicenza nell'85, che avevo 14 anni, il che sembra strano perché io ancora nell'alta finanza non c'ero e non sapevo neanche che fosse. Poi mi segnala che mia moglie ha un conto corrente che io non ho dichiarato. Il problema lì è che il conto corrente io l'ho dichiarato. È nominativo, quindi abbiamo tutti e due la firma. Quindi è il solito conto corrente, il suo e il mio. Ragazzi, abbozziamo, perché vi fai ridere veramente. Buona serata.